Avete presente quando nell'ultimo video vi dicevo che stornavo a casa da Bled, eccetera? Beh, in realtà mentivo perché prima di tornare a casa sto facendo tappa al supermercato sloveno, quello tipico, presumo, visto che l'ho visto un po' dappertutto, che si chiama Mercator. E appunto approfitto di fare un attimino di spesa qui, per quanto possibile, visto che ho la dispensa vuota a casa. E anche per farvi vedere, se possibile, un pochino di com'è un supermercato in Slovenia. Se c'è qualche cosa di diverso rispetto a quelli italiani, qualche cosa di tipico, magari potrei anche prenderlo e provarlo nei futuri assaggiamo. Ok ragazzi, parte con il voiceover che appunto vi descrive quello che vedete più o meno in questo supermercato. Qui appunto appena all'entrata c'è semplicemente la frutta e la verdura, quindi l'ortofrutta come in qualsiasi altro supermercato. Vi dico anche che è un po' piccolino questo supermercato, è un po' ristretto e contenuto rispetto probabilmente ad altri che ci sono in giro, ma appunto è Rob Led. Qui c'è il reparto del senza glutine. Non c'è moltissima scelta, però appunto c'è anche questo piccolo reparto. Di qua appunto nei frighi ci sono latte, yogurt e compagnia. Girando ci sono una serie di prodotti bio, appunto qui vedete dei biscotti, mentre di qua ci sono del latte e altri prodotti, appunto ci sono anche dei sottaceti. Qui di fronte ci sono delle caramelle e una serie di dolciumi, e girando l'angolo troviamo appunto cereali e anche altro latte. Appunto vedete, sono marche anche abbastanza tipiche italiane. Ok, qui ci sono sempre altri cereali e latte, qui c'è appunto tipo il Nesquik probabilmente. Qui invece abbiamo dolci, caramelline, dolcetti vari. E abbiamo appunto pane e uova in questo reparto qui. E di fronte abbiamo il pane, quello un pochino più fresco, penso. Partiamo invece adesso con le varie corsie. In questa qui vedete appunto altri dolci, mentre di fronte c'è la selezione per la colazione con caffè, tè e compagnia. Qui vedete una serie di tipi di caffè. Qui c'è il reparto schifezze con le patatine, ed era ben fornito, devo ammettere. Di qua invece abbiamo la pasta, un bel po' di olio. E poi abbiamo anche una serie, questa qui, con una cosa un po' particolare che non si trova in Italia, sono quei preparati per sughi, minestre, il brodo, eccetera. Qui c'è un po' di scatolame, tipo verdure e compagnia, e il reparto, tra virgolette, esotico, e potete vedere che ci sono anche i sughi per la pasta, tipo quelli della Barilla. Qui passiamo alle cose per la casa, avete varie cose sia per la cura della casa che della persona, quindi carta igienica, carta da cucina, shampoo, qui ci sono cose appunto per la cucina, saponi eccetera. Qui ci sono le bibite, qui ci sono sempre delle bibite e delle birre in frigo. E appunto anche altri alcolici tra i più disparati. E qui appunto ci sono le altre lattine di birra, altra birra, la più tipica per l'appunto qui in Slovenia è la Lasco, ma anche la Union, che vedete appunto sono presenti in maggiore quantità rispetto alle altre birre. Qui in fondo c'è il banco macelleria e il banco anche con
formaggi più freschi, diciamo così, su cui in realtà non mi sono soffermata, e qui ci sono i vari frighi con appunto vari insaccati e compagnia. Il video finisce con una cosa che mi ha lasciato un po' basita da brava friulana, perché ho trovato questa cosa qui che è il frico, che sarebbe formaggio a fette in realtà in questo caso. Bene ragazzi, il video si conclude qui. Avete per l'appunto visto questo piccolo supermercato sloveno, è il Mercator, però comunque sia penso che tutti i supermercati si somiglino un pochino. Vi svelo appunto che in questo supermercato io ho comprato qualcosina che sarà oggetto di qualche futuro assaggiamo, che in realtà ne ho già alcuni pronti, sto semplicemente aspettando di non avere tempo di montare e pubblicare video per appunto utilizzarli come video tappabuchi come l'anno scorso in cui ero in Germania, posto in cui mi trovo adesso di nuovo per un'altra stagione. Io spero che appunto il video l'abbiate trovato interessante, nel caso lasciate un bel like e se volete seguirmi nelle mie avventure, che sia per gli assaggiamo, che sia per la mia avventura qua su in Germania, iscrivetevi al canale se non lo siete e magari attivate anche la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo video, in genere appunto il martedì alle 18. Se siete stati in un supermercato in Slovenia o se magari volete qualche altro supermercato, vi ricordo di lasciare un commento qui sotto con le vostre richieste. Non chiedetemi il supermercato tedesco perché il supermercato tedesco c'è già e c'è anche quello australiano su questo canale. Se li andate a cercare, li troverete. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e non solo tramite i video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!